Pretendo di entrare nel merito di questo volume, ma volevo soltanto, prima di tutto, testimoniare la mia grande ammirazione, non da oggi, per l'autore Pietro Carrozzoni, perché dopo averci dato altri contributi culturali significativi, come adesso veniva ricordato, sul mondo romano e anche sul calendario, ecco, affronta queste, esatto, questi due calendari del secolo IV. Saluto tutti voi, ringrazio, unisco a quello che ha detto l'assessore Gianfranco, per quanti hanno organizzato e per voi che partecipate a questa presentazione. Il merito del testo, così come nell'indice c'è stato descritto dall'assessore, ci saranno persone storicamente attrezzate e competenti sia sulla letteratura latina che sulla storia, e che sono sia la professoressa Fiorella Lotti come anche il professor Terzilio Reggio, ai quali io affido l'esplorazione di questo bellissimo volume. Ma leggendo, a partire dalla prefazione, che si tratta di cronografi, e poi c'è il passaggio dei calendari dalla realtà romana a quella cristiana, a me è venuto in mente questo. Si tratta di narrazione del tempo, ma la narrazione reclama anche un altro interrogativo: ma il tempo che significato ha? E proprio per cogliere il passaggio di due calendari, che è il passaggio di due epoche, di due culture, di due esperienze, di due storie, ecco, mi sono detto, facciamo qualche brevissima considerazione, cercando di cogliere del tempo l'aspetto antropologico. Non è separabile, evidentemente, è solo l'uomo che può cogliere il senso del tempo, perché solo lui è in grado di porsi questa domanda a livello filosofico. Ma l'aspetto antropologico noi lo vediamo nella scienza, per esempio, ecco, è difficile, se non si ha un qualche concetto di tempo, affrontare la relatività di Einstein, perché proprio su questo è di carattere filosofico, rientriamo in esplorazioni più complesse, ma quelle che abbiamo anche sui banchi di scuola preso da Kant in poi, in particolare essere e tempo sono le categorie portanti del nostro leggere il mondo, leggere la storia. Senza lo spazio e senza il tempo, anche se oggi queste due forme sono messe in crisi, tutte e due, e sono in discussione, ma noi non sapremo aggiungere altro. Sul piano teologico accennerò appena qualche altra cosa, ma anche sul piano letterario. Allora mi sono domandato, ma il tempo che cos'è? E in questi giorni è stato pubblicato un libretto postumo, ma il contenuto era stato già elaborato dal Cardinale Martini a Gerusalemme. E il libro è intitolato I Verbi di Dio. E il primo di questi verbi trattati in questo momento è Bara. Bara vuol dire creare in ebraico. Ma questo mi ha richiamato alla prima pagina della Bibbia, dove il primo verbo, che è il secondo in fin dei conti della narrazione ebraica della Genesi, che comincia proprio Bereshit bara, è il primo verbo, ma prima di quel verbo c'è quel Bereshit, che vuol dire in principio. Non poteva cominciare una disquisizione che parla degli astri, parla del mondo, parla dell'uomo, senza questo in principio. Perché? Perché tutto il resto è movimento, è cammino, è storia, ma la storia
senza un principio. Che cos'è? Come la cogliamo? Ed ecco che allora ogni riflessione che voglia interrogarsi sul tempo deve ritornare a dire: ma il tempo, in fin dei conti, noi ci interroghiamo su di esso, lo registriamo nei calendari. Ecco, abbiamo i due cronografi che il professor Pietro ha messo a tema, e sia filografo ma anche poeta. Cioè, il tempo che cos'è? E qui nascono gli interrogativi. Per voi mi direte: beh, ma allora c'è una qualche definizione? È difficile. Io cito un autore che mi è molto caro, che è Agostino. Agostino scrive le sue confessioni, ma l'undicesimo libro, dopo che nel decimo ha raccontato la sua vicenda, lo dedica al tempo. E dice: è la nozione che noi abbiamo più familiare, il passato, il presente e il futuro. Ma scrive testualmente: che cos'è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? E dice: se nessuno mi interroga, lo so, ma se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Cioè, ne abbiamo una intuizione, ma non riusciamo a tradurlo in una risposta o in una formula. E comincia in quel libro la sua ricerca. E che cosa dice? Dice: ma vedete, il tempo sembra nulla. Perché? Perché il passato non è, perché non è più, il futuro non è, perché deve ancora venire, e il presente ha una sua, direi, fragilità, ha una sua, direi, inafferrabilità, per cui nel momento in cui io dico che è presente, già non è. E allora comincia una sua esplorazione, e in fin dei conti dice che il tempo, al di là del movimento, della successione, Aristotele ha parlato del movimento, ecco, per definire il tempo, al di là della misura e di tutto il resto, dice: il tempo lo possiamo definire soltanto come distensio animi. È il nostro animo che è capace di conservare ciò che è, di guardare ciò che deve venire e di vivere il presente. E andando alla radice si colloca nella memoria. La memoria, cioè, che non è quella che noi diciamo, ecco perché i greci, per parlare di memoria, hanno anche termini diversi, hanno anamnesis, ma hanno anche memoria, perché l'anamnesis è il ricordo, cioè una realtà che non c'è più e che io la richiamo, mentre meme è quella memoria che costituisce il nostro io, cioè quello che del vissuto che abbiamo oggi forma quello che noi siamo. Io sono quello che ero a 10 anni, a 20 anni, cioè c'è una realtà di quel tempo che vive ancora e vive in me. Questo non è il ricordo, perché il ricordo è soltanto una realtà che non c'è più e che io richiamo soltanto. Ecco l'anamnesi, lo facciamo, ma qui non entro nel merito. Allora Agostino dà del tempo questa definizione che, ecco, vorrei appena leggere, quando dice che in fin dei conti, se noi vogliamo realmente capire il tempo, dobbiamo definirlo con queste parole: presence de preteritis memoria, di quello che noi viviamo oggi è la consapevolezza, l'attualità. La chiamiamo vocalmente memoria, ma memoria è il termine più ampio. Presence de presentibus contuitus, la visione, e presence de futuris, espectatio. Cioè il tempo è a
attesa, il tempo è ricordo, il tempo è visione. E lo colloca qui. Lo ricordo appena, perché qui l'esplorazione, la filosofia si è data carico di questo, in due sottolineature soltanto. C'è uno che ha dedicato un volume che probabilmente, sì, io non sono riuscito anche con amici filosofi a vedere se lo esploravano fino in fondo. È il testo di Martin Heidegger, Essere e Tempo. Heidegger si interroga, prima della sua vicenda complessa e le sue evoluzioni, su che cos'è il tempo. E dice che per capire l'essere io devo pormi questa domanda, perché senza interrogarmi sull'essere non posso del tempo capire nulla. E fa una disquisizione assai lunga dicendo che in fin dei conti noi viviamo, ma il nostro essere, anzi il nostro esserci, come lui si esprime, è la temporalità. Se non cogliamo la temporalità, non cogliamo che cosa noi siamo nel mondo. Ed è una lunga esplorazione. Ecco il perché poi qualcuno lo interpreta anche in maniera superficiale, è un essere per la morte. Non è perché questo tempo finisce, ma è perché la visione del tempo che cammina ci rende sempre provvisori. E questa provvisorietà si traduce in possibilità, perché nel momento in cui so che qualcosa deve ancora accadere, vuol dire che io posso ancora camminare, vivere e sperare in qualche modo. Ma accanto a Martin Heidegger, con quest'opera straordinaria che non intendo minimamente commentare, c'è un altro autore che vorrei però sottolineare per capire il tempo e uscire o aiutarci ad entrare nell'analisi di questo passaggio epocale che Pietro Carozzoni descrive. Ed è Proust, che ha scritto La ricerca del tempo perduto. Ma la ricerca per scrivere quest'opera, che sono 7 volumi, l'hanno pubblicati gli ultimi 3 dopo la sua morte, perché non hanno neppure fatto in tempo, ma dal 1913 fino al 1927, voi pensate, la ricerca del tempo perduto. Perché usa questa formula? Perché in fin dei conti il tempo ritrovato, dice lui, è il tempo perduto. Perché? E dico solo questa espressione. Perché, dice, io quando vivo i miei eventi ho delle emozioni. Il tempo perduto qual è? È quello che queste emozioni scompaiono. Che cosa mi rimane da fare? Richiamarle, cioè far sì che le emozioni che io ho vissuto in determinati eventi, io le richiamo. Le rivivo oggi, ma tirandole fuori dal momento in cui le ho vissute, cioè in fin dei conti facendone dei fenomeni extratemporali, per cui il tempo che è perduto è l'unico che mi è ancora consentito di esplorare, come se fosse una specie di tirar fuori una realtà che ho sperimentato e collocarla nella eternità. Quindi il tempo perduto è una specie di eternità di ciò che è destinata ancora a rimanere. E sulla letteratura si potrebbe ancora ampliare. Chiudo facendo un'altra annotazione. Noi, quando parliamo del tempo, ed ecco i cronografi, abbiamo un termine preso dalla madre Grecia, Cronos, ed ecco i cronografi. Ma in greco il termine tempo c'è un'altra parola, che è kairos. E il kairos è tempo, ma quale tempo?
Qual è la differenza fra i due? Noi ieri nella liturgia abbiamo letto un testo, che non voglio qui certamente fermarmi a citare, un testo in cui si dice, è del libro del Coelet, questo libro stupendo che comincia con quella formula, no? Vanità delle vanità, tutto è vanità, a quella parola è il vuoto che viene detto, cioè la nullità del reale. E però c'ha 14 formule in cui dice che c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare, 14 volte. E per gli ebrei 14 è il 7 per 2, è la pienezza dell'esistenza. Ma queste sono forme contraddittorie, ecco, nascere e morire, ma il significato dell'uno e dell'altro, o l'avvenire dell'uno o dell'altro, come viene colto? E qui è il kairos, cioè questo scegliere il tempo giusto perché il nostro vivere e il nostro operare abbia un senso. E a questo punto allora voi capite che quando noi parliamo del tempo, oltre che fermarci, e oggi è abbastanza facile, sulla cronaca, cioè il successo degli avvenimenti, e noi qui esploreremo che cosa significa questo tempo di successione nel IV secolo, nel libro così attento, acuto, Fiorella ha detto un po' chirurgico, ecco, cioè dire che esplora e taglia e vede e ci fa vedere anche l'invisibile. Ma se questo però è vero per il Cronos e per il tempo, allora il tempo, in senso di Cronos, acquista un significato antropologico più ricco. E qui entra il passaggio anche dell'esperienza cristiana, che non è solo il calendario, né solo, ecco, di epoche che si succedono. Perché? Perché se apro il Nuovo Testamento c'è scritto: il tempo è vicino, il tempo è compiuto. Cosa vuol dire che il tempo è compiuto? E nell'Apocalisse è detto: noi non dobbiamo mai dimenticare colui che è, che era e che viene, cioè non che sarà, ma che viene. Quindi vuol dire che, ecco, il tempo è questa realtà di movimento. Ecco, qui significa che il tempo assume una caratteristica singolare che non è neutra, né può essere perduta, come Proust diceva, né può essere soltanto un essere per la morte, per ricordare ancora Martin Heidegger, ma è una realtà che richiede la nostra risposta e la nostra responsabilità. Non a caso, e mi fermo, quando Gesù è morto, l'ultima parola che ha detto è, noi le diciamo, è la fine. Non è il fine. Quella parola che usa, tutto è compiuto, è tetelestai, del verbo telou. Ma telou significa portare a compimento, arrivare al vertice, non il finire. Non è il fine, non è la fine, ma è il fine. È Gesù che grida tetelestai, quasi dire la mia opera, il mio servizio, io l'ho portato a compimento. Allora voi comprendiamo, cerchiamo di capire che la successione degli eventi che chiamiamo Cronos, che chiamiamo, ecco, chi la descrive cronografo, non ha una rilevanza se non trova la soggettività nostra e di ciascuno di noi, che dà significato al tempo.
non è il tempo che dà senso a noi, ma siamo noi con la nostra risposta positiva o negativa che diamo senso al tempo. E un salmo, il salmo 90, che dice una preghiera, e fermo qui: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, perché possiamo arrivare alla sapienza del cuore. Contare i giorni, non sfogliare, direi, l'elenco dei mesi e degli anni, ma cogliere la realtà che per me diventa domanda, alla quale sono chiamato a dare una risposta, e dalla risposta viene la responsabilità. Il nostro oggi, al di là della società liquida o meno di Bauman, di questo credo che debba interrogarsi: se a fronte della successione degli eventi noi siamo in grado di rispondere, perché allora non saremo soltanto capaci di camminare su una ferrovia che è il Cronos, ma di dirigere una storia che è fatta di Kairos, cioè dalla risposta che ciascuno singolarmente ma anche collettivamente siamo in grado di dare ad una costruzione, ad un progetto di cui non vedremo la fine, ma il cui fine siamo in grado di coglierlo e che dipende dalla nostra risposta. Credo che allora il riflettere sui calendari del IV secolo e il vedere questo passaggio epocale con la ricchezza documentaria e culturale che Pietro Carrozzoni ci ha saputo presentare e che quelli che presenteranno ora, e sia Lotti che Leggio, ci faranno gustare, ecco, credo che insieme alla cronologia che è il cammino dei mesi e degli anni, debba richiamare anche noi a dire: ma il senso da dare a questo tempo, quello che ciascuno di noi vive, al di là della elaborazione heideggeriana o di quella di Proust, è una domanda alla quale bisogna in qualche modo dare una risposta.